Salve a tutti, proviamo anche noi a proporre qualche attività in questo momento di emergenza e qualche attività di manutenzione per la quale non si ha mai tempo e che speriamo vi possa far passare anche un pochettino di tempo all'aria aperta sul vostro cancello e che vi permetterà poi in futuro anche di risparmiare qualche soldo. Queste sono alcune delle attività che noi facciamo con il nostro servizio tagliando, sono le più semplici, logicamente quelle che può fare anche un utente, ma sono molto utili per scongiurare molti malfunzionamenti futuri che derivano da infiltrazioni d'acqua oppure di animali, eccetera. E i prossimi video saranno divisi per argomento, quindi guardate anche solamente quello che più vi interessa. Come sempre ti ricordo che se i nostri video ti sono utili puoi mettere mi piace sotto e iscriverti al nostro canale. Allora, stiamo andando incontro alla primavera e quindi la prima operazione da fare, quella proprio più banale ma anche una tra le più efficaci, è dare una bella pulita a tutto. Partiamo dalle fotocellule, che sono quelle che vengono prese di mira di più dalle formiche all'inizio quando si risvegliano, perché entrano per farci sostanzialmente la dispensa alla casa. E quindi possiamo aprire i gusci anteriori delle fotocellule senza smontare l'elettronica. A seconda della fotocellula che hai, normalmente il guscio anteriore viene via abbastanza facilmente. Pulirle con un pennellino pulito, e quindi rimuovere tutti i vari granelli di terra o addirittura delle uova a volte si trovano. E poi passarci, se ce l'avete in casa, della polvere antiformica per rendergli l'ambiente ostile sostanzialmente e farle andare nelle fotocellule del vicino, magari invece che nelle nostre, così guasterà le sue. Questa è un'operazione che facciamo noi sempre ogni volta che facciamo l'operazione tagliando perché è una tra le più efficaci. Possiamo fare anche un'altra cosa, aprire il coperchio della scatola della centrale e pulirlo sempre con un pennello e mettere anche lì del Baygon. Scusate, ho detto la marca, ma intendevo diciamo la polvere contro le formiche, perché anche la centralina, un po' più raramente, la centralina viene preferita più da gecki, lumache, però un po' più raramente, ma anche la centralina a volte è visitata dalle formiche. Ciao, al prossimo video.